Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumpay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na pinigay. Buonasera, buonasera, soprattutto al signor Giovanni Bacchi. Per il cognome è fatto, proprio per il nome, cognome è fatto. Non perché siamo domestici, te puoi fare quel cazzo che pare, vero? Sei un bel ignorante, stravagante, sei... a chi sei? Cosa ti credi di essere? Cosa credi di essere, Bacchi? Ah? Cosa credi di essere? Perché sei un famoso blogger? Perché? A chi sei? Sei un bel testa di cazzo solo, stronzo, ignorante. Tratti il tuo colpo come forse una bestia, come forse schiavi. Non esistono più gli schiavi, non esistono, lo sai? Io 40 anni che sono qui in Italia, non ho mai sentito che italiani lo trattano male come lo tratti te. Hai capito? A chi sei? Sei soltanto un blogger. Sei soltanto un blogger. Hai superato altri più ricchi, i ricchi dell'Italia. Non ho mai sentito come lo trattano. Addirittura lo trattano come forse una di famiglia. Capito? Tu li tratti, fai il blog. Fai il blog e lo inserisci anche il tuo collaboratore, il tuo dipendente. Se si sbagliano una mossa, tu lo puoi pagare la multa di 100 euro. Ma dove è la testa tua? Questo è un effetto del successo o effetto della droga? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi, Bacchi? Cognome fatto, Bacchi, è vero? Stronzo, cosa ti credi di essere? Cosa credi di essere? Mai sentito una cosa del genere, mai. E poi non sei più giovane, capito? Quando 50 anni passa, mi sembra che c'è 56 anni, come forse un ventenne, trentenne, e quella è cazzi tua che non riguarda noi, certo, però come tu l'ho trattato, hai trattato una filippina, e poi hai detto pure che non devi prendere per lavoro questa filippina. A Caritas deve andare, a Caritas. Ma chi sei? Tu dovresti vergognare, un bel cretino che sei. Sei un bel cretino, Giovanni Bacchi, sei un bel cretino. Bacchi come è fatto, come è fatto, il cognome è fatto. Capito? Sotto la stupefacenti? Sotto? Posso credere. Intanto io ho sentito così. Capito? E spero che tutti i soldi tuoi finiscono con la droga. Ci sono tanti più ricchi di te, ha finito i soldi, hanno perso tutto per la droga. Spero che ti capita pure quella. Sbagliano perché fai un blog, sbagliano per una mossa, te lo fai pagare per 100 euro e non guadagnano neanche 100 euro.
il dome, la domestica tua, stronzo, cretino, non sei altro che cretino, porca puttana. Non esistono più le schiavitù in Italia, eh? Avete mandato tutti i re, principe, tutto fuori dal coglione, fuori dall'Italia, eh? E tu lo tratti i tuoi collaboratrici domestici come forse i schiavi tua, eh? Ma vai, ma vai, va al padante il culo a te, capito? Stronzo, spero che finisci male il tuo blog, spero, e battute puttana, la tua fama e i soldi, stronzo. Te, una filippina, non deve avere paura, denuncialo, continua a denunciare questo vacca di cazzo, capito? Cattivo, ignorante, stronzo, cattivo, e poi ti dipendono ancora? E certo, ti dipendono il tuo collaboratore, collaboratrice, perché è uguale il bizzi che ce l'hai, sono bizzi, uguale il bizzo che ce l'hai, uguale a loro, capito? Bastardo, cretino. Denuncia, cattivo sei, stronzo, cattivo, non ho mai sentito una cosa del genere, mai. Ah, mi sono ricordata, capito? Ti do un esempio. Raimondo e Sandra Bianelli, no? Loro hanno trattato come una loro collaboratrice domestica, hanno trattato come una famiglia, capito? Quella è gente per bene, guadagnato i soldi, tutto, capito? E quello è un esempio di umanità. Quelli sono esempio dell'umanità, non come te, perché sei famoso e loro sono più famosi di te, capito? Però sono bel grandi personaggi proprio, bel grandi personaggi dall'Italia. Te cosa sei? Sei una mondizia, testa di cazzo, sei una mondizia. È vero, sei una mondizia. Ma se sabi kulang, sa Pilipina, na trinato ng ganyan, huwag kang matatakot, continue ang laban, diretso ang laban. Ito paniguradong maano ako. Pero, laban, bakit? Ano bang problema? Vlogger din ako, di ba? Lahat, ang daming ambassador dyan eh. Oh, kaya diretso, Pilipina. Ngayon, lumabang ka sana umabot ito sa mga ibang Pilipina. Ipaglaban, hindi po kit DX kayo, patatalo na kayo sa mga tarantadong ganyan. Ito, first time ko lang narinig ito eh. First time ko lang na marinig na ang pagtrato ng isang Italiano sa mga domestic nila na Pilipina. Never akong nakarinig, sa totoo lang, never. Siyempre, minsan, may amo na meron kang makukuhang madamot. Iniiwan ka agad yun. Yung kunyari, meron naman, siyempre. Pero yung sasaktan, never. Pero yung ganyan, pag mumumurahin ka, mula paa hanggang ulo, pag magblablag siya, nagkamali kayo, konting galaw ninyo, hindi tama, pagbabayarin kayo, hindi na tama yun. Hindi na tama, di ba? Hindi na tama. Pagkata, hindi na tama. Bakit binabayaran ba kayo sa pagbablog niya? Hindi, di ba? Ang laki, millions ang views. Oh, para ano? May isa pa diyang ano eh, isa pang testa di katso diyan eh. Sa ano niya eh, sa show niya eh. I-share ko nga kung sino 'yan.
Puro katarantaduhan tungkol sa Pilipina. Nakabuhok siya na kung sino ba ito? Ano siya, yung buhok niya, ganyan. Kunwari, Pilipina, tapos nagsasalita siya ng hindi naman Pilipina. Atya, eh, Bondono, ganun. Maano siyang ganyan. Pero parang minamaliit na rin niya ang mga Pilipino. Pero hindi ganun kabulgar. Hindi ganun kabulgar. Noong ko pa gustong i-vlog yung hayop na yun eh. Pero wala naman siyang ginagawang puro kawalangyaan sa mga Pilipino. Nagpapatawa lang siya, nagpapatawa. Ano ba pangalan nitong artista na ito? Ginagawa niyang kengkoy ang mga Pilipino. Pananalita, pagsasalita, ganun. Pero hindi man nag-underestimate ng mga Pinoy. Hindi. Ang vlog niya, hindi naman, kundi actor siya. O kaya ngayon, from now, Pilipina, magkaisa-isa kayo, huwag kang patatalo sa hayop na yan. Yan sa vlogger lang yan. Vlogger lang, bagay. Sikat siya. Pero sino ba siya? Sino ba siya? Dinaig niya pa yung mayayaman dito? Dinaig niya pa? Eh, ang daming mayayaman dito na hindi na lang pwede magbangge ng mga Pilipina. Ako mismo, nagtrabaho sa isang mayaman dito, ha? Ilang kami nakatulong? 6 kami. Kami unang kumakain. Mas masarap kinakain namin kaysa sa amo namin. Eh yan, wala pa yan. Wala pa yan. Bibili yung amo namin. Kainin nyo muna yan. Basta't umauna kayong kumain, tiray nyo kami ng ganito. Nyari, sabihin na natin, sample, bibili ng 50 alupihan dagat. Tiran muna lang kami, tigtatatlo. Eh, ilan lang sila? 12 lang sila. Oh, no, tigtatat-apat lang sila, kaya 12. Yung sa inyo, lahat kainin nyo na. Ganun. Yan. Nakuha na sinabi yung vlogger na yan, si Giovanni Vaki na yan. Doon sa amo na, amo ko noon, naging amo ko nung bagong dating ako rito. Wala yan. Tae lang yan. Tae. Huwag kang matakot, Pinay, ha? Diretso! Hanapin mo ako sa Mercy Tesilim. Sama ako sa laban mo. Sama ako sa laban mo. Okay, bye-bye. Giovanni Vaki, nome e fatto. Un bel culione. Sei soltanto un bel culione, e cretino. Ciao Giovanni, spero che va tutta puttana, la merda, la tua soldi. Il tuo soldi, scusami. Ok, ciao. From Italy, ciao.